Questo è uno dei risultati dei lavori fatti anche di chiusura del tetto. Come vediamo, stanotte hanno avuto problemi perché l'acqua gocciolava sicuramente molto di più, mi dicevano. Poi cadono calcinacci e poi qui nel bagno, anche da qui, è caduta, veniva giù l'acqua, mi dicevano, dal vicino ai fili, proprio dove sono i fili della corrente. Questo è uno degli appartamenti del caseggiato popolare di Via Malpighia d'Arezzo, dove ancora si fanno sentire le conseguenze del violento evento atmosferico che lo scorso luglio mise in ginocchio l'intera città. Ma è da ben prima della scorsa estate che i residenti di Via Malpighi fanno i conti con le infiltrazioni d'acqua all'interno degli appartamenti, nei garage ed addirittura dentro al vano dell'ascensore, all'interno del quale ristagnerebbe l'acqua piovana. Hanno fatto, loro dicono, questi lavori ormai sono anni. Io sono 17 anni che abito qui e sono anni che vedo che vengono aziende che fanno lavori, spendono soldi e poi i risultati sono sempre i soliti, che abbiamo l'acqua da tutte le parti. Io, come dicevo, ho rimbiancato l'appartamento a luglio e con l'acqua di stanotte, avendo fatto le pendenze in dentro, mi entra l'acqua anche in casa e l'umidità risale dai muri e si vede la muffa. Questa copertura qui, che è stata fatta dalle 4 alle 5 volte, fatta in maniera, ecco, Si male, vedono i male, perché risultati. ci piove più ora che prima che facessero il lavoro, ci piove. E ogni Ma noi, volta. si continua a dirlo sull'istituto, ma nessuno, tutti fanno l'orecchio da mercante, fino a che poi anche giù nei contatori non succederà qualche sciagura, perché lì ci sono i contatori della luce, e quando piove c'è l'acqua alta 5-10 cm. Gli assessori Lucia Tanti e Tiziana Nisini del comune di Arezzo hanno effettuato dei sopralluoghi nei caseggiati delle case popolari di via Malpighi, via Concino Concini e zona Tortaia. Sono stati registrati alcuni allagamenti all'interno delle abitazioni, ma non si sono registrate situazioni così critiche da determinare lo spostamento dei condomini. Intanto i residenti di Via Malpighi continuano a richiedere a gran voce la rimozione della copertura in amianto delle abitazioni, mostrando qualche perplessità riguardo alla proposta di incapsulamento del tetto in attesa della rimozione completa della copertura in Eternit. Non è che c'è un solaio che ci si può camminare sotto e incapsularlo anche all'interno. Questo massimo si può incapsulare all'esterno, capito? Perché altrimenti andrebbe smontato, incapsulato l'amianto e poi rimontato, cioè un lavoro immane. Io penso, la mia paura, che loro hanno intenzione di venire qui, dare una passata con questi prodotti isolanti e basta. E intanto, proprio davanti al caseggiato di via Malpighi, ecco che spunta altro amianto, come ci mostrano i residenti. È una settimana che qui non si sa da dove l'hanno tirato via. E noi ce lo troviamo qui da una settimana e non si è visto più nessuno. Hanno messo questi quattro cartelli, pericolo amianto, c'è la scuola qui di fronte, i ragazzi che ci giocano al pallone, cavoli vari, ci fa finire il pallone qui e ci vanno a trafficare. Cioè, non mi sembra una cosa corretta da lasciare così all'aperto un affare del genere, ecco.